Il concetto di destino è estremamente ampio, perché no, il mondo si divide tra il fatalismo e nel libero arbitrio. E penso che quando ho scritto la canzone fosse più un messaggio rivolto a me stessa, a noi come band. Sai, non cambiano mai. Poi mi sono reso conto che meditandoci sopra ha più significati. Al giorno d'oggi comunque il videoclip in sé come formula è stata trita e ritrita. Cercavamo una maniera originale. Abbiamo pensato subito a Alessandro Sinius, che sarebbe stato l'unico a non ridermi in faccia. Non, nulla da dire, la produzione è fantastica, ci sono un sacco di addetti ai lavori. Ci sono adesso i bambini, poi un sacco di amici sono venuti a sentirci per questa prima giornata. Cambia ciò che metti nell'atmosfera. Ma il destino ce lo creiamo da soli, nel senso che ognuno di noi ha un sogno. E secondo me questo sogno, questa passione, bisognerebbe coltivarla negli anni. Nel corso della vita succedono tante cose. Il significato di destino per me è appunto avere un obiettivo nella vita e cercare di dare il massimo per raggiungerlo. E oggi siamo qui a girare il video di Destino, che è il nostro primo singolo. Il concetto di destino per me non penso che la gente sia già destinata a fare qualcosa, ma più che altro le varie esperienze nella vita ti portano poi a fare delle scelte e a crearti una situazione. La vera sfida per me di questo video è che, oltre a essere l'ideatore, il regista o quel che sono, che non ho ancora neanche ben capito come definirmi, è che sarò anche un attore. In questo video ci saranno dei bambini. Questi bambini rappresenteranno i nostri attori da piccoli. Peccato che uno dei bambini sia mio cugino ed uguale a me. Vi dico solo che sarò il più ridicolo perché ho un papillon. Io rappresenterò un sogno da bambino, che è quello del fare lo scrittore. Quando eravamo piccoli noi sognavamo queste cose. Adesso in effetti probabilmente i sogni sono altri. Si cambia una nazione. Sono Saverio, ho 30 anni. Sono un attore. Vengo adesso da Roma, ho lavorato lì per 8 anni ultimamente con Christian De Sica per quanto riguarda tutto quello che è lo scoprire il proprio sé bambino. Io diciamo che mi sono specializzato in questi ultimi anni con il training fisico e psicofisico e paradossalmente il training è proprio questo, far risvegliare questo io bambino. La maggior parte degli adulti hanno voglia di riscoprire questa intimità offuscato da quella che secondo me è la dura realtà, che è appunto la vita. Togliendo le bende diamo voce al nostro io e offuschiamo quello che è il censore. Credo che questo video sia proprio, diciamo, la cornice o il quadro di quello che rappresenta un po' gli occhi dei bambini. Distruggi tutte le convinzioni. Mi chiamo Emanuele Sedda e ho conosciuto Alessandro e la troupe grazie a un altro progetto. Faccio il pittore in questo video. Io amo la musica e ascolto tutti i tipi di musica. E una cosa che è capace la musica è proprio questa, trasmettere emozioni e messaggi. Non puoi aggrapparti al domani, ma nemmeno a... Ciao, sono Elena e sono attrice. Insieme a recitare mi piace potermi esprimere in diversi tipi di arte. Il mio sogno fin da piccola era appunto essere un'attrice. In questo video sono una ballerina. L'idea proprio di ballerina, quando mi hanno detto appunto del classica, la bambina che sogna di fare, ok, io non sono cresciuta in così sognando, anzi ero più maschiaccio, però è molto interessante. Il destino è una parola immensa. C'è chi dice che sia già scritto, chi dice invece che il nostro destino ce lo facciamo da noi. È vero che ognuno di noi, se ha un sogno, se ha un progetto, un obiettivo, deve lavorare per arrivarci e non può aspettare che caschi così dal cielo. È la seconda giornata e siamo qui per realizzare i nostri sogni e completare il concetto che va a costituire destino. Qui siamo a Salse Dulcio,
che è sopra Ulzio, sulle Alpi, vicino a Torino. Sono molto emozionato perché è una giornata importante, ce la metteremo tutta. Ciao, io sono Gian Patrizio, mi occupo di sciogliere la neve con l'accendino. È un grosso compito perché abbiamo sciolto tutta quanta l'acqua dell'elicottero che stamattina era piena. Senti al domani, ma nemmeno a chi ami. Questo è un elicottero della base di Southern, Curai Alfa Sierra 50. Adesso vi portiamo a fare un bel giretto. Buono, buono. Beh, devo dire che la location è fantastica, perché trovarsi qui a suonare su una pista di elicotteri proprio sopra l'acca con il mio basso e con il resto della band è fantastico. Credo che sarà davvero un gran bel lavoro e noi daremo il massimo. Quello che devi non credere a quel che vedi. Siamo qui per girare il nuovo video. Come potete vedere, una splendida location, mi alzo, mi sposto, così potete osservare meglio. E fa un po' freddo, siamo tutti abbastanza carichi e niente, speriamo che vi piaccia. Ciao, sono Veronica. Siamo sul set dei Dramalo, stiamo registrando un nuovo videoclip, fotografia di scena, qualche foto rubata nelle varie situazioni. Ale mi trascina sempre dietro a tutte le sue cose, ogni volta c'è sempre qualcosa di nuovo, imprevisti, sorprese, cose. Abbiamo lasciato il mondo nelle mani. Ciao! Ciao! Io mi chiamo Alessandro, nella mia parte ho rappresentato il pittore. Mi chiamo Matteo e ho rappresentato lo scrittore. Io sono Diego e suono la chitarra. Mi chiamo Francesco e ho rappresentato il pugile. Mi chiamo Dai e ho rappresentato la ballerina. Vi siete divertiti? Sì, sì. Io mi ricordo ancora come si fa. A suonare? Ah, bene, allora non serve una parte della personalità. Ciao, sono Isabella. Ciao, sono Fabiana. È tutto molto bello, noi praticamente siamo le supporter della band e seguiamo da più di 5 anni. Vedere così tante persone lavorare dietro delle riprese proprio per Destino, che già dal nome del singolo, dell'EP, dice tutto. Dice tutto. Una cosa... bella.